Pensi che quello dei due uomini robusti di interruzione in mezzo al campo possa essere un modulo che sfrutterete parecchio, o pensate che il mister voglia utilizzarlo nelle partite particolarmente delicate, laddove si pensa che possiate andare in difficoltà e quindi cercare di tamponare e chiudere per il punto del centrocampo? Ma magari non so, avete fatto discorsi di questo genere anche con il mister? No, io queste sono, cioè, secondo me questa è una domanda che dovreste fare al mister. Noi, cioè, noi ci mettiamo a disposizione sua, quello che decide lui è Vangelo, cioè, noi dobbiamo fare quello che lui dice. Se un giorno tocca a me giocare a destra, o un giorno sì, che mi tocca magari a me sedermi in panchina, ci sediamo, stiamo zitti, perché questa è la mentalità di questo gruppo, cioè chi va in campo deve dare sempre il 100%, non importa chi c'è o chi non c'è, cioè l'importante è che dia sempre il 100%. E le decisioni però le prende il mister, non abbiamo parlato assolutamente. Lui a me mi ha solo chiesto se potevo fare il mastino anche al centro-destra, e io gli ho risposto sì, cioè, sempre a disposizione. Pensavo che mi avesse fatto un discorso più complessivo. No, no, assolutamente. Di condivisione delle scelte. Quindi Pippo, tu hai, magari anche rischiando un momento, l'impressione è che in questa partita abbia cercato di tornare a verticalizzare il gioco con palle di prima, tanto dire, anche correndo il rischio di sbagliare qualcuno, obiettivamente. È una cosa che hai deciso tu, nel senso di dire, beh, torniamo a fare questo lavoro, o te l'ha chiesto il mister? No, questo è, cioè, giocando a centrodestra ti trovi in una posizione un po' più avanzata di quando sei davanti alla difesa, magari, e spesso ti ritrovi magari con le spalle girate alla schiena alla porta, dunque io ho cercato di giocare di prima. È certo che avendo due attaccanti veloci e potenti come Maggiorini e Morimoto è la cosa che bisogna fare più spesso, cioè è sempre stato il nostro gioco quello di verticalizzare e avere gli attaccanti che vanno in profondità, dunque è una cosa normale, diciamo, che noi centrocampisti appena abbiamo la palla la prima cosa che vogliamo fare è verticalizzare sicuramente. Sì, sì, all'Atalanta 2 anni fa giocavamo 4-4-2, ero sempre quello interno con la 2 davanti alla difesa. L'anno scorso a Bologna giocavamo 4-3-3 e giocavo sempre lì quando ho giocato davanti alla difesa. E qui non tocca tutto il precampionato, certo, con l'Atalanta, no? Se per magia potessi togliere un paio di giocatori all'Atalanta, chi è che toglieresti? Nessuno. Con questa Novara che è martedì, io non so paura di nessuno veramente, perché abbiamo vinto contro Inter, anche se Inter non è stato quello di... erano stati un po' in crisi di risultati, però Inter è sempre Inter, non abbiamo paura dell'Atalanta sicuramente. Ma voi vi siete resi conto in campo che l'Inter è in crisi, o in campo si gioca, non si... Ma io penso che siamo stati noi bravi, Novara, che Inter quella partita non è stato manchi in campo, siamo stati noi 11 leoni, ma ne 18 milioni anche con i tifosi, tutti siamo stati veramente bravi di vincere contro Inter, ma anche se è stato Milan, Juve, Siena, qualsiasi squadra, martedì sera io penso che noi vincevamo sicuro, perché dopo due partite che non sono state facili, perché una squadra neopromossa che va subito due volte in trasferta a Verona e a Cagliari, se magari qualcuno diceva prima di campionato che abbiamo 4 punti dopo 3 partite, sicuramente lo prendiamo volentieri. Senti, tu hai girato parecchio, la partita di domenica prossima oppure... Ma io domenica ho grande voglia, perché lì all'Atalanta sono arrivato con 18 anni,
primi 6 mesi sono stato a giocare con Primavera, dopo sono andato un anno in prestito a Pisa e poi sono tornato lì, ho fatto 12 presenze, ma subito dall'inizio lì è andata male perché le prime 4 giornate abbiamo perso, ci sono cambiati 3 allenatori quell'anno lì, dopo Gregucci è arrivato Conte, dopo Muti e poi ultimo giorno di mercato, l'anno scorso sono andato a Bologna e quest'anno sono arrivato qui, un po' sono anche incazzato e voglio dimostrare a domenica che loro... Va bene così. Non sei un pacco postale da spostarvi? Ma non è così, magari anch'io volevo andare via, però voglio dimostrare, anche se l'anno scorso ho prolungato contratto con Atalanta perché società ha tantissima fiducia in me, sono giovane, però io voglio qualcosina di più, quello che ho trovato qui a Novara. L'ambientamento è stato super veloce, è stato uno degli ultimi arrivati, anche se sì, sì. In pieno ritiro, ma l'avevi detto subito, la tua sensazione era quando troverò bene? Sì, sì, subito primo giorno quando sei arrivato, sì, perché ho sentito anche prima di gruppo, di mister, perché ho avuto anche altre offerte di Serie A, anche di squadre importanti in Serie B, però quando ho sentito per Novara subito ho detto vado a Novara. Quindi sono qualche rivincita per voi prendere? Sì, sì. Sì. Ci devono aspettare i gol dell'ex, insomma. Ma l'importante è che noi portiamo punti dal Bergamo, ora non è importante se chi fa gol. Basta fare bene per Novara. Però tu, mi sembra interessante la notazione tua, hai avuto la netta sensazione che loro in ritiro preparassero una partenza lanciata per eliminare subito l'Endica, tutto bene. Magari sbaglio io, però a me mi sembra, magari avrei voluto magari a parlare un po' di loro, come hanno fatto, perché io ho fatto lì il ritiro. Secondo me loro preparavano queste prime partite. Sicuramente. Era giusto così, anche se parli con una penalizzazione, è giusto che ti prepari all'inizio, se sei all'inizio non togli quei punti, dopo è dura sicuramente. Tu avevi legato con qualcuno in particolare all'Atalanta? Come se, Avevi legato con qualche tuo compagno in particolare all'Atalanta? Ci sono tanti, sì, quelli che sono stati l'anno scorso, sì, Padova in Capelli, Consigli, tanti, Bonaventura, con lui ho fatto anche Primavera quando ero, ci sono tanti giocatori, sì, sì. Quindi il piccoletto è davvero forte. Morales? Sì. E quando è arrivato in ritiro noi siamo stati un po' sorpresi come era piccolo, però... però quando è uscito a campo, subito il primo giorno si è visto che è forte.